Ciao Tipskelly e benvenuti in questo nuovo video. Oggi unboxing dello Steam Controller e andiamo a vedere anche come si trova in gioco. Quindi partiamo subito. Ok, vediamo il contenuto di questa scatola, signore e signori. Allora, scatola molto blanda, ok, nel senso, cioè non c'è dentro niente a parte un'altra scatola, ok. Steam Controller, signore, Steam Controller, player, Steam, bla 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 bla. Andiamo a vedere il sodo, andiamo al sodo perché quello che ci interessa di un unboxing, almeno a mio parere, quando faccio queste cose, vedere cosa c'è dentro. Ok, apriamo qua, molto poco professionale come unboxing, ma va bene. Che cos'è? Figo! L'esploso del nostro Steam Controller, fantastico. Andiamo a aprire qui, tipo un taglierino senza lama. Voilà. E vediamo molto delicatamente. Ok, si apre in questa maniera. Come si apre? Signore, l'ho aperto al contrario. Ok, sì, sì, in effetti è un cofanetto, signori. È un cofanetto Steam Controller, fantastico. È una goduria già. Leggero, direi. Ci sono due batterie in dotazione che metteremo qua. E una chiavetta tipo, che penso sia il ricevitore wireless o qualcosa di questo tipo. Poi sotto non c'è nient'altro. Ah, uno start guide bla bla bla, che è inutile come dire poco. E poi lo Steam Controller produsse bla bla bla, quindi note legali eccetera eccetera che non ci interessano. Qua dentro cosa c'è? Che cosa sei tu? Chi sei tu? Che cos'è questa cosa? Oh mio Dio! Fighissima. Ah, qui colleghiamo il cavetto. Infatti, cavetto computer, tac. E sopra ci mettiamo la chiavetta, così possiamo utilizzare la sua basetta, penso, per trasmettere. Fantastico. La dimensione non è neanche troppo grossa, cioè nel senso è giusta per le mie mani, è giusta. Io ho delle mani enormi, quindi facciamo una comparazione veloce con un controller della Xbox. È leggermente, ma no, sì, ha la forma leggermente diversa perché il controller dell'Xbox è qua, è tagliato, questo è un po' più bombato, sembra. Però in effetti la dimensione è più o meno simile a quella di un Xbox. Questo è il Xbox 360, quindi come altezza è un po' più grosso, ma è abbastanza comodo, direi, signori. Fantastico, fantastico. La differenza sostanziale che mi ha diciamo fatto prendere questo controller, a parte il pad, chiaro, ok, che è tattile, ma soprattutto questa cosa qua, dei grilletti sotto, perché come vedete ci sono dei grilletti qua sotto, che a parte i quattro dorsali eccetera eccetera, qua sotto ci sono dei grilletti, cioè grilletti sono altri tasti sempre programmabili. Andiamo a vedere sul computer come ci si trova, come funziona, come possiamo configurarlo. Eccoci sul desktop, ho avviato lo Steam Controller, come vedete si è illuminato e in automatico si è già collegato, cioè non è che ho fatto altro. Comunque ho aperto Steam Controller, ho aperto Steam e mi trovo già spiazzato, signori, perché vi faccio vedere. Con questo io muovo la freccetta, ok, e con questo fa questo rumore, sentite, fa un rumore tipo vibrazione che ci scorre la pagina. Questo su Steam base, ok. Quando l'ho avviato mi diceva, mi è uscito un banner, ho scritto che per usare lo Steam Controller al meglio di usarlo con Big Picture, quindi ho provato già, che se teniamo premuto il tasto centrale, ovviamente, aspettate, ce la può fare, oh mio Dio, allora, tenendo premuto il tasto centrale ci porta su Big Pictures, non so perché l'hanno chiamato così, ma va bene, e da qua possiamo interagire con tutto quello che vogliamo, quindi da non lo so, questi, ok, dal web, il negozio, quindi possiamo andare al negozio, caricamento, attenzione, il negozio, e alla libreria, quindi possiamo giostrarci anche nella libreria come vogliamo, ed è abbastanza comodo perché vediamo tutti i giochi, tutte le varie cose, vedete, ok, voglio andare a vedere le impostazioni, no, impostazioni, e da qua, da contest add, no. Qui possiamo aggiungere uno Steam Controller, quindi se ne abbiamo più di uno, ok. Qui poi invece possiamo configurare, sì, possiamo configurare il nostro controller a tutto, qualsiasi cosa, praticamente tutto, ragazzi. Qui possiamo mettere il nome di un nuovo set, per esempio se lo usiamo per il desktop, non penso che molti lo useranno per il desktop, però potrebbe essere comodo, magari per scorrere soltanto le pagine su internet potrebbe essere comodo.
anche se c'è la batteria del mouse che è molto comoda. Però per esempio facciamo un set, tipo, che ne so, FPS per esempio, oppure GDR, oppure quello che vogliamo, perché ogni tasto è configurabile, cioè nel senso che noi possiamo, per esempio, qui ci parla del grilletto, quello in alto, comando click del grilletto, cioè fa il mouse per esempio questo, oppure comando la soglia del grilletto, cioè quanto, a che soglia fare, penso, comando la soglia del grilletto, penso a che soglia fare il grilletto, oppure un altro tasto, soglia del grilletto, soglia del grilletto, oh mio Dio, intervallo del... possiamo mettere una ripetizione, cioè che una volta lo schiacciamo lui continua a ripetere quell'azione all'infinito, quindi una macro possiamo fare, analogico disattivato, grilletto sinistro, grilletto destro, cioè ragazzi, qui possiamo stare ore e ore a configurare il joystick, trovare la nostra configurazione, ed è molto interessante questa cosa. Poi è compatibile con Steam, quindi tutti i giochi che avete su Steam vanno bene, o perlomeno la maggior parte. E c'è anche la tastiera virtuale, va bene. La cosa interessante che mi piaceva è che possiamo, per esempio, pulsanti, noi vogliamo che la Y faccia un tasto qualsiasi della tastiera, ok? E quindi possiamo farlo, ed è fantastico, fantasticissimo. Cosa che con un controller Xbox o un controller PlayStation lo potete fare, ma è più complicato, cioè non è settato di default. Poi questi pad tattili ci vorrà un po' prima che mi ci abituo, perché comunque è un nuovo tipo di approccio, non c'è un analogico, ma c'è un qualcosa che va toccato per muovere le cose, però è molto figo, molto figo. Io farei una prova, configuro il joystick e facciamo una prova su un gioco qualsiasi. Ok signori, prima di proseguire voglio farvi vedere questa cosa che mi ha fatto ridere. Praticamente quando configuriamo e personalizziamo il nostro controller, ci dà la possibilità di scegliere una musichetta tipo l'avvio e lo spegnimento del controller, per esempio. Ma cosa? Perché? Però è bellissimo. È bellissimo. È fantastico. Sono felicissimo. Sono un bimbo felice. Che figata. Ok, ci vediamo sul gioco, signori. Ok, signori, eccoci su Black Ops. Black Ops è uno dei giochi, diciamo, più gettonati, nel senso, come FPS. Non tra i migliori, però va bene. Ho messo l'HUD a schermo per farvi vedere cosa succede quando io muovo il pad. Praticamente in questo momento io sto muovendo il pad di destra, ok? E me lo identifica come un joystick, ok? Se invece vado a schiacciare questo, non so cosa sia, ok? E poi, vabbè, abbiamo la mira, abbiamo lo sparo, una vibrazione, la ricarica su X, magari la cambiamo, la mettiamo sotto qua. Qui abbiamo il salto, però è molto preciso, signori. Adesso io ci devo prendere la mano perché sono una pippa, no? Già su Black Ops col mouse e tastiera sono una pippa, però diciamo che è molto preciso, sembra quasi di muoverlo, non dico con il mouse perché ovviamente la sensibilità del pollice è diversa, però calibrando un po' meglio il joystick, diciamo che questo è un preset predefinito per gli FPS, quindi che dovrebbe andare bene un po' con tutto. Però guardate com'è sensibile, cioè io muovo appena e lui non gioca. Comunque c'è una, forse c'è troppa, cioè poco sensibile in questo momento. Però se andiamo a vedere sulla configurazione, come possiamo vedere qui c'è di tutto, cioè possiamo muovere qualsiasi impostazione, veramente tante impostazioni, e per ogni tipo di tipo, questo è mouse like joystick, quindi cambiando qua possiamo andare a fare il movimento col joystick, quindi possiamo farlo proprio come un joystick, come il mouse, quindi movimento come il mouse, e possiamo andare a settare in tutto e per tutto. È molto figo, però è molto molto figo. Ci sarà da smettere un po'. Un'altra cosa che ho visto, se andiamo qua e facciamo preset con la X, ok, qui ci sono praticamente i preset della community, quindi i template eccetera eccetera, quelli consigliati. Questo qui io ho messo quel consigliato, proviamo a fare un template della community, proviamo, vediamo cosa succede. Cambierà qualcosa sicuramente nel joystick, ok, e infatti è cambiato parecchia roba. Correre, ok, le armi, quello ci fa da pad sinistro, vediamo un po'. Sì, direi molto meglio, un po' più reattivo direi.
Però è figo. Questo cosa facciamo? Questo forse cambiamo. Cos'è questo? Non lo so con cosa, né che per cosa l'hanno impostato. Vediamo. Score, alt fire. Ok, quindi niente che ci può interessare. Questo spariamo, ovviamente. Granata. Granata. È molto sensibile, signori. Molto, molto sensibile. Adesso vi metto l'HUD, così vediamo la differenza tra... No, non me l'ha tolta. Non me l'ha messa. Non me la mette su questo settaggio. Vabbè. Ok, comunque è fattibile. È fattibile, molto fattibile. Non so dove hanno messo... Dove l'hanno messo? Ah, qua. Oh mio Dio. Terribile. Come fai a... Vabbè, a parte che... No. No, è improponibile così. Chi è che gioca così? Maledizione! Chi è? Chi è quel pazzo? Che... Ah, è una trollaccia, cioè, nel senso. È il trolling. Cioè, mentre mieli ti abbassi. Cioè, capite, no? Le tecniche. Poi dite che la gente c'ha gli hack, no? Ha uno steam controller. Cioè, mentre corre, tac, si abbassa e vi spara e vi uccide. Ok? Quindi... Yeah! Cioè, vedete? Lo vedete? Si abbassa da solo. Fa tutto da solo, è una macro praticamente. Ok, signore, finita la partita. Io testerò un po' questo Steam Controller. Poi vi farò sapere qualcosa sulla pagina di Facebook come mi trovo. Troverò qualche profilo che mi aggrada. E poi ovviamente lo porterò diciamo più personale. Lo metterò più personale. E quindi, signori, io vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Vi ricordo di lasciarmi un commentino se vi interessa sapere qualche altra specifica sul controller. E noi ci vediamo in un prossimo video. La beccata è tutto. Ciao a tutti.